Renato Chiocca, regista sulla mia sinistra, nel 2007 entra in silenzio, come si suol dire in punta di piedi, nell'atelier parigino di Lorenzo Mattotti. Con lui c'è Claudio Persanti, Jerry Gramsci e Art Spiegelman, e questi tre grandi artisti ne fanno da passepartout. Sì, insieme a Tonino Guerra, Gabriella Giandelli, Antonio Albanese, Carlo Mazzacurati, persone che ancora ci sono e alcune che ancora non ci sono più. In realtà l'intenzione fu proprio quella di seguire e scoprire il processo creativo di Lorenzo Mattotti appunto in silenzio, cioè cercando di vederlo al lavoro su varie tecniche. Quindi l'acquerello, la china, fino alla matita, che di Mattotti poi è naturalmente la manifestazione più memorabile. Il mistero di vedere un foglio bianco di un grande artista come Lorenzo Mattotti riempirsi, cinematograficamente abbiamo cercato di renderlo attraverso il lavoro, attraverso i suoni dei materiali, attraverso le voci, delle riflessioni ad alta voce di quello che è appunto il processo creativo di un artista che in realtà è molto contemporaneo, molto importante perché ha attraversato vari linguaggi, quindi la pittura, il fumetto, la pubblicità, anche l'animazione. Nel film c'è anche un piccolo contributo di Enzo Dalò, l'esperienza del Pinocchio che fecero insieme, che si apre un po' anche alla tecnica di questo nuovo film che ora Mattotti sta sviluppando da Dino Buzzati, della famosa invasione degli orsi in Sicilia che sta facendo oggi Mattotti. È un irrefrenabile, se si volesse fare un vero completo film su Mattotti bisognerebbe fare una serie televisiva come si suole fare oggi, diciamo così. Ma ecco, forse questo documentario ha la complicità di Mattotti, e in questo gli sono sempre grato perché rimane una testimonianza intima molto generosa da parte sua. Sappiamo che Lorenzo fin da piccolo ha girovagato per l'Italia, il papà militare di carriera era soggetto a continui spostamenti. Quanto avrà potuto influire sulla sua creatività il fatto di non essere un ragazzo, un giovane stanziale? L'opinione che mi sono fatto è che una delle grandi ispirazioni di Mattotti sono i colori e la luce. E mi ricordo, tra le tante cose che sono state anche escluse nel montaggio, lui parlava di come il cielo del nord ha una luce diversa dal cielo del sud. Quindi laddove c'erano delle persone, degli artisti suoi contemporanei, anche del suo primo periodo, che facevano un tipo di fumetto molto impegnato, legato alla realtà, lui invece ha cominciato a un certo punto a basarsi proprio sul disegno, la forza del disegno. E quindi credo che questo sradicamento di cui fai cenno, credo che poi l'abbia portato a essere sempre più astratto e puro nell'espressione. Il Mattotti operaista. Mattotti negli anni 70 si interessò molto appunto del movimento operaio, con Lotta Continua, Potere Operaio, con varie riviste. Poi parte della sua vita l'ebbe a passare a Bologna. Bologna che poi era una fucina d'arte, un'arte che tendeva sempre maggiormente sulla sinistra. Possiamo definire Mattotti un artista di sinistra? Io credo che quegli anni siano stati determinanti per la sua formazione, ma credo che, appunto, come dicevo, credo che a un certo punto per Mattotti le coordinate della realtà cominciassero a diventare strette. E quindi è diventato un poeta che guardava la realtà trasfigurandola, e la trasfigurazione era più forte della, diciamo, di quello che andava a raccogliere da quello che era fuori. Quindi credo che lui punti sempre di più a un racconto dell'anima, più spirituale, piuttosto che
piuttosto che della realtà, che però c'è stato appunto nel periodo più giovanile di formazione, forse era un percorso, diciamo, no? Lui racconta nel documentario proprio questo conflitto tra chi raccontava la realtà e tra chi invece raccontava l'aspetto più intimo. Forse era un conflitto anche di quella generazione, dice lui, in realtà. Possiamo definire adesso Mattotti, classe 1954, un graphic novel? Mattotti ha rivoluzionato il fumetto attraverso Fuochi, che fece nel 1985. In realtà lui ha rivoluzionato, ha cambiato il linguaggio del fumetto inserendo i canoni della pittura espressionista dentro, sperimentando oltre il colore successivamente anche il bianco e il nero con Stigmate e appunto anche per arrivare all'animazione. Quindi credo che sia un artista piuttosto inafferrabile, appunto, quindi sia stato sì uno dei grandi, che sia ancora Ghirlanda, credo che sia un altro fumetto assolutamente originale fuori dai canoni. Quindi è sicuramente un autore di graphic novel, un autore di fumetto puro, ancora prima che di graphic novel, proprio di fumetto in termini di iconografici e di tradizione anche del linguaggio del fumetto. E però appunto siamo circondati anche soltanto da espressioni libere dalla narrazione, che sono di una potenza molto originale, molto personale. Quindi credo che Mattotti sia anche un autore di graphic novel. Però avere la responsabilità, diciamo, di qualcosa che va agli altri, insomma, soprattutto, diciamo, un reparto così importante come quello di oncologia pediatrica del Pasilio, devo dire la verità, mi crea una certa emozione, molta emozione. Allora, io, molti di voi conoscono il progetto, stasera, diciamo, lo presentiamo e apriamo, diciamo, ufficialmente questa raccolta fondi che si autogenera, insomma, diciamo, una raccolta fondi che in realtà in teoria potrebbe non avere mai fine. Tutto è iniziato un po' discutendo con la dottoressa Ines Mordente, con la quale siamo, insomma, amiche da anni, e proprio i nostri bimbi, insomma, ci legano da un'amicizia che dura da lo stesso, no, in classe il primo anno i bimbi erano amici, lui e il mio Lorenzo, c'era il suo che era Lorenzone, perché, diciamo, era molto più capace di un Lorenzino, diciamo, questa diffusione del nome Lorenzo, che un nome è bello, però per carità, insomma, non è proprio più bello del mondo, ma e quindi, diciamo, con Ines, avendo la possibilità, io lavoro da molti anni con la casa editrice Mirage di Milano, ho avuto la possibilità di accedere ai libri della New Age. Cristina Taverna, che stasera non c'è perché inaugurava una mostra molto importante al Chiostro di Voltorre,
la Miage di Milano ci ha regalato 100 libri per dare via a questa iniziativa. Come ho spiegato un po', diciamo, a tutti come insomma, è stato possibile leggere, questi libri verranno venduti a un prezzo stabilito di 20 euro, il prodotto sommato è anche molto più basso rispetto a quello che è il prezzo di copertina, e il 70% verrà interamente devoluto in questa prima occasione appunto al reparto di oncologia pediatrica del Pausilipo di Napoli, e il 30% verrà utilizzato per acquistare un nuovo libro al quale avremo accesso a un prezzo assolutamente irrisorio, diciamo, rispetto al costo del libro stesso, che questo nuovo libro, il libro sospeso abbiamo chiamato, servirà poi a reperire nuovi fondi, insomma creando praticamente un circolo virtuoso di reperimento fondi che darà anche comunque a chi contribuisce la possibilità di accedere a un materiale prezioso. La casa editrice di Miage di Milano negli anni 80 ha iniziato a fare questo lavoro pionieristico per l'epoca, un po' importando quello che veniva fatto in Francia, ossia utilizzare i grandi autori, maestri dell'illustrazione, per anche appunto aver iniziato a facendo i classici, per cui c'è, non so, Emanuele Sati, che è più importante scenografo italiano, al quale è dedicato l'intero museo a Genova. Prego Presidente, venga. Abbiamo iniziato perché erano tutti seduti per... Avete fatto bene, mi scuso per il ritardo. Prego, prego, Presidente. Benvenuto. Grazie. E quindi diciamo, questi libri sono anche degli oggetti proprio preziosi, un po' nell'idea appunto di far conoscere o di far tornare alla memoria questi grandi autori, appunto parliamo di Milton Glaser, che è quello che ha fatto il logo di New York, uno dei più importanti grafici designer del mondo, Emanuele Pensate, appunto a quale è dedicato l'intero museo a Genova, Ugo Pratt, che va a illustrare le poesie di Kipling, quindi insomma, diciamo, siamo in una situazione di sublimazione insomma, tra letteratura e l'arte, insomma quella dell'illustrazione a dei livelli molto alti. La serata di oggi un po' appunto è dedicata a Lorenzo Mattotti, del quale vedete le opere un po', diciamo anche per far capire a chi è presente stasera la qualità, la consistenza di questi autori di quali appunto sono questi libri. La mostra che vedete di Lorenzo Mattotti, del quale peraltro c'è ancora una mostra a Villa Pignatelli, che durerà fino al 27 maggio, e che vi consiglio di andare a vedere. E quindi io sono veramente emozionata, bastante. Però voglio soltanto dire una cosa, perché poi questa operazione è un'operazione che poi rientra nel concetto di rete, cioè tutto, io sono sempre stata dell'idea che l'unione faccia la forza. Insomma, quindi il mio referente attraverso Ines è stato il Rotary Club Campania Napoli, che soprattutto è garanzia di una visione generosa e sensibile delle necessità reali di quello che può essere appunto un reparto di pediatria di pediatria della città di Napoli. Quindi avere come referente oggi infatti la dottoressa Parasole è venuta qua a relazionarci sulle necessità concrete del reparto, quindi insomma, cioè, non è un'operazione campatinaria, è un'operazione che ha delle finalità concrete rispetto alle necessità reali di alcune reparti di pediatria, cominciando da quello uno dei più importanti di Napoli, questo del Pausilipo. E poi diciamo, c'è questa figura, che è quella di Renato Chiocca, che è un regista, è la seconda volta che io lo ospito nella mia galleria, prima era appunto la sede di Piazzetta Nilo, che qualche anno fa, ormai 10-11 ormai, e ha realizzato questo documentario su Lorenzo Mattotti, che ci tenevamo molto a mostrarvi per farvi vedere un po' la storia, ma anche proprio diciamo, il lavoro che c'è dietro quello che insomma, poi magari appunto la Garzanti, tutto Pasolini, Garzanti è illustrato da Mattotti, però magari uno non lo sa, insomma, per farvi capire anche chi sono questi personaggi, quanta storia hanno dietro e quanto diciamo, lavorano a livello elevatissimo internazionale, quanto sia bello guardarli, conoscerli attraverso i loro libri, anche acquistare, proprio riacquistare il senso degli oggetti preziosi che possono essere. Io poi dico l'ultima cosa, me ne vado. Ringrazio Tiziana Gelsomino, che voleva fare un piccolo saluto, perché questo piccolissimo, bellissimo saluto.
perché questa iniziativa dell'idea appunto che l'unione fa la forza rientra anche in questo bellissimo progetto di Tiziana Gelsomino e quello della primavera a Napoli, Vetrine in Fiore, questo diciamo è l'evento conclusivo e quindi sono anche contenta di aver partecipato a questa cosa, grazie. Ringrazio tutti quanti voi, ma soprattutto ringrazio Francesca per la cordialità, la generosità e la carineria con la quale ha creduto nella nostra iniziativa della primavera e ci ha dato l'opportunità quindi di essere presenti anche noi a questo grande momento, dedicato alla solidarietà, dedicato ad una struttura che insomma è quella del Polisposilipon Santo Dono, che in realtà necessita di aiuto, di visibilità e quindi veramente siamo lieti e siamo felici di far parte di una grande iniziativa. Ringrazio il Presidente, ringrazio il regista Renato Chiocchia, ringrazio la signora e quindi grazie ancora a Francesca. In modo che capiamo subito a che cosa è destinata questa serata, che poi appunto sì, spero che non abbia mai fine insomma questa operazione. Buonasera a tutti, sono Rosanna Parasole, mi presento e faccio parte diciamo del Dipartimento di Oncologia dell'ospedale Pausilipon. Non so se qualcuno di voi, spero insomma che non l'abbiate conosciuto direttamente, sapete che comunque il nostro ospedale è un punto di riferimento per l'Italia meridionale, il centro più grosso dell'Italia meridionale e purtroppo ahimè facciamo dalle 100 alle 150 nuove diagnosi all'anno di pazienti con patologia oncoematologica. Per non farvi intristire volevo dire comunque quello che è lo scopo di questa raccolta fondi quest'anno non è tanto per attrezzature perché diciamo grazie al contributo vostro ma anche di altre associazioni più o meno non abbiamo necessità di apparecchiature particolari, però volevamo fare una cosa che ci sembrava molto importante. Noi consideriamo il fatto che il bambino secondo noi dovrebbe essere trattato quanto più vicino alla sua città, cioè alla sua casa, e quindi vorremmo evitare la migrazione fuori regione. E questo è possibile per la maggior parte delle nostre diciamo, patologie e dei nostri protocolli perché siamo aperti a quasi tutti i protocolli di fase, dico delle cose molto scientifiche, di fase 2-4. Però ultimamente stanno uscendo nuovi farmaci che sono farmaci biologici che potrebbero domani soppiantare la chemioterapia e quindi essere meno diciamo tossici e ugualmente efficaci. Tuttavia questi farmaci biologici sono ancora in una fase molto sperimentale, cioè si sta ancora decidendo qual è il dosaggio efficace, qual è la tossicità eccetera, e questi si chiamano studi di fase 1. Per poter fare questi studi di fase 1 c'è bisogno di un accreditamento e per l'accreditamento c'è bisogno di tutta una serie di requisiti che l'ospedale deve avere. Ora, per questo accreditamento c'è bisogno di alcune figure professionali che purtroppo non vengono riconosciute dal nostro sistema sanitario nazionale, tipo per esempio l'infermiere di ricerca piuttosto che il farmacista di ricerca. Questo esiste negli istituti di ricerca, per esempio l'Istituto dei Tumori di Napoli, che per gli adulti esistono queste figure professionali. Ma noi che siamo un ospedale e siamo l'unico ospedale diciamo, in Campania che fa questo studio per i bambini, non possiamo fare questi studi e quindi i bambini quando non rispondono alla chemioterapia tradizionale sono costretti a migrare fuori regione. Allora, proprio per evitare tutto questo, stiamo cercando di fare una raccolta fondi che comprendete sarà diciamo non pochissimo perché per fare un contratto per una farmacista di ricerca oppure piuttosto che per un infermiere di ricerca ci vogliono parecchi soldini, però questo potrebbe essere un inizio di una raccolta di fondi che poi quando riusciremo a raggiungere la quantità giusta poi si farà diciamo una busta di studio intitolata chiaramente a Rotary e che sarà diciamo per questo scopo. Perché una farmacista per esempio di ricerca è importante? Perché questi farmaci, essendo dei farmaci che vengono dati gratuitamente dalle case farmaceutiche, devono però essere eseguiti in maniera particolare, non so, si deve controllare
la temperatura del farmaco 3 volte al giorno, piuttosto che diciamo il carico e scarico del farmaco, tutte queste cose le nostre farmaciste non sono quelle diciamo strutturate, non sono in grado di farle perché sono oberate di lavoro per la routine. Quindi ci vuole una persona che faccia solo questo mestiere. Quindi io volevo lanciare questo progetto, adottiamo una farmacista di ricerca, che poteva essere diciamo uno slogan del Rotary per quest'anno. Questo insomma è il mio progetto. Grazie. Sono Antonio Birrello, sono il presidente del Rotary di Leffa Campania Napoli. Innanzitutto io vorrei ringraziare Francesca per l'ospitalità, che mi sembra doveroso, e quindi veramente grazie per aver coordinato tutta l'attività progettuale e organizzativa, la fase diciamo, quella più complessa, la fase iniziale, insieme ad Ines che è l'ideatrice di questo progetto. Noi come associazione abbiamo l'intenzione, abbiamo l'obiettivo di fare sempre attività di service sul territorio, ne abbiamo fatte tante. È il secondo anno consecutivo che collaboriamo, abbiamo avviato questa partnership con Pausilicon e abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti. Lo faremo e l'idea di intestare una borsa di studio a Rotary per questo tipo di attività, anche per la ricerca, anche sperimentale, insomma è una cosa che mi vede particolarmente favorevole, quindi sicuramente lo faremo e ci impegneremo anche nei prossimi anni per portare avanti e per raggiungere l'obiettivo e lo scopo. Per quanto riguarda il progetto non mi dilungo io, lo farò fare a Ines giustamente perché è lei che ha ideato il progetto, quindi non posso fare altro che ringraziarvi e dire che Rotary è vicino a queste attività e si fa portavoce di queste attività di servizio. Noi abbiamo fatto tantissime quest'anno, soprattutto in ambito culturale e, come dicevamo prima, per il Pausilicon anche l'anno scorso. C'è un pianoforte, se andate all'aeroporto di Napoli troverete un pianoforte nell'aeroporto, quello l'abbiamo fatto noi. In vari ospedali di Napoli abbiamo installato delle librerie, dove ci sono delle librerie per i lungodegenti, dove abbiamo donato dei libri per i lungodegenti. Tra 15 giorni impianteremo 42 alberi, uno per ogni socio del nostro club, nel parco di Ponticelli. Ne abbiamo fatto talmente tante che ora neanche me le ricordo. Quindi, insomma, quello che posso dire è che il Rotary è sensibile a questo tipo di attività e per questo ringrazio Francesca, perché quando abbiamo avuto l'occasione di poter portare avanti questa idea, questo progetto, ecco, noi ci siamo sempre. Grazie. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare tutti perché siete stati veramente numerosi, fantastici a prendere parte a questo evento. Allora, come diceva prima Antonio, noi ogni anno in realtà organizziamo sempre qualcosa che abbia ovviamente un puro scopo di beneficenza, perché Rotary è questo, fa service. E ogni anno cerchiamo sempre di indirizzarlo a quello che possono essere le esigenze che vengono un po' richiamate dalle persone che ci sono vicine, quindi che ci pongono luce su particolari aspetti della società che magari presi dalla quotidianità del nostro lavoro, quindi dalle nostre professioni, ci possono sfuggire. Quello che certamente non ci deve sfuggire è che è un obiettivo comune di beneficenza, che è quello che poi accomuna il senso civile, e cerchiamo di farlo anche accomunando quello che è il senso culturale, quindi richiamare un po' le persone alla cultura. Oggi con Francesca abbiamo proposto questa idea di libri ed è stata bellissima la telefonata che è intercorsa per noi, perché era di sera, tra ovviamente un piatto di pasta del bambino, rientro a casa dal lavoro, quindi eravamo abbastanza diciamo esaurite in quel momento, ma nonostante ciò ci è uscita fuori questa meravigliosa idea. E richiamare al senso di cultura la scelta del libro è una cosa di particolare forse interesse, ma di poca attualità. Quindi attraverso questi libri sposiamo una causa che è un po' la necessità personale, una delle necessità effettivamente reali, cioè il supporto dei medici, di tutti coloro che lavorano lì è veramente enorme, cioè fanno di tutto, ma chiaramente
che purtroppo i mezzi a disposizione nella nostra realtà sono ancora pochi. Allora è in questo che interviene Rotary, è in questo che intervengono le varie associazioni. Quindi, anzi, vi prego, quando notate in particolari, non so, necessità di società, di cose di cui vi rendete conto effettivamente c'è una necessità, sappiate che esistono associazioni come Rotary, ma anche altre che ovviamente sono vicine a quelli che sono i beni comuni, le necessità comune. Stasera abbiamo tra l'altro questo il piacere di avere questo famosissimo, che ti chiedo scusa, prima mi ho chiesto di scattare una foto con la grande scatrice. E chiaramente ci illustrerà l'iconografia che seguirà dopo. Grazie a tutti. Il primo è l'esperimento, che mi sembra, dicevamo con Ines, mi sembra un prototipo virtuoso che andrebbe emulato. Mi sembra, venendo da, anche con gli occhi di chi viene da fuori, venire qui, vedere la sala piena, ascoltare una rete, appunto, con un obiettivo così chiaro, però anche con una provocazione, cioè ragionare, sensibilizzare attraverso la pittura più emotiva, più astratta, più anche apparentemente scollata dalla realtà, a qualcosa di molto concreto. E questo progetto del libro sospeso mi sembra, come dire, virtuoso nella sua contemporaneità, proprio di unire quei mondi che apparentemente sembrano lontani. Sembra che l'arte è per l'arte e invece la contingenza, i problemi del quotidiano sono su un altro pianeta, mentre è importante il lavoro di connessione che si fa tra il lavoro che si fa sullo spirito, sull'anima, che fa l'arte, e il lavoro appunto nella società, e sul corpo e sulla salute che si fa nell'ospedale. Credo, ecco, che questo sia un ponte molto originale, molto particolare. Ho, diciamo così, la mia è soltanto una testimonianza, sono un traghettatore di una poetica. Lorenzo Mattotti è uno dei più grandi illustratori del mondo, in assoluto, è quello che è considerato forse uno dei caposcuola, forse tra i grandi disegnatori italiani viventi. Fa copertine appunto del New Yorker, locandina del Festival di Cannes, e tantissimi, ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto, è nella pittura così anche come nell'animazione, quindi sempre mantenendo un percorso personale, una ricerca poetica molto rigorosa, molto, molto attenta alla sperimentazione, ma anche al calore emotivo con cui riesce a mantenere questo dialogo con il pubblico. Quindi questo documentario nasce da un privilegio, cioè che anni fa mi fu concesso, dopo mesi di corteggiamento, di entrare nel suo atelier a Parigi per poter un po' seguire quello che era l'esempio di un grande regista francese che si chiamava Clouseau, che fece con Picasso, cioè vedere che cosa succede a un foglio bianco di un grande artista, che quale tensione c'è dietro la realizzazione di un'opera d'arte. E quindi con Mattotti abbiamo così raccontato il suo lavoro su varie tecniche, e vedrete come, diciamo, abbiamo cercato di entrare in punta di piedi, stando un po' in silenzio ad ascoltare i suoi pensieri, le parole ad alta voce, ma anche e soprattutto i suoi gesti. Cioè, sentirete tantissima fisicità dietro il lavoro quotidiano che c'è dietro un quadro come questo della carta nepalese così irregolare, oppure il controllo della luce che c'è dietro quel bianco e nero, oppure appunto un lavoro come una serigrafia, lavorare su una roccia così grande come quella serigrafia dell'acqua. Diciamo quello che il film offre è uno sguardo quanto più possibile discreto su un'opera e sul processo creativo di un grande artista, ad accompagnare il lavoro di Mattotti, appunto quasi esclusivamente chiuso nel suo atelier di Parigi, che vedrete, un posto straordinario. Sono le voci di una serie di artisti con cui lui ha incrociato il suo percorso.
Jerry Kramsky, soprattutto, che era un suo coautore, un sceneggiatore, ma anche artisti da varie altre discipline. Quando facevo questo documentario era ancora vivo Tonino Guerra, il grande sceneggiatore di Fellini, di Antonioni, grande poeta romagnolo. E quindi c'è all'interno del film, insieme a Carlo Mazzacurati, un regista straordinario, con cui Mattotti, di grande sensibilità umana, con cui Mattotti collaborò, e ancora Antonio Albanese, e una serie di altri disegnatori come Gabriella Giandelli, Art Spiegelman, l'unico premio Pulitzer che attraverso il fumetto, Maus, ha raccontato l'Olocausto, l'unico fumetto che ha vinto il premio Pulitzer. Ed ecco appunto anche una testimonianza di come il fumetto, come le arti grafiche possono affrontare i problemi del reale senza per forza rimanere legate al reale, quasi, come dire, con la provocazione che mi sembra sostanziale di questo progetto, di unire, come dire, terra e cielo, corpo e spirito, per cercare di avere un obiettivo comune. E il film dura una cinquantina di minuti, ha un inizio e una fine, si segue, spero, come appunto come un piccolo film. Ha avuto una sua ricca, diciamo così, percorso internazionale, è stato proiettato in tanti istituti italiani di cultura ed accompagna da anni anche delle mostre di Lorenzo Mattotti, credo anche a Villa Pignatelli. Quindi naturalmente siamo così, diciamo, prima ancora di quello che è poi l'obiettivo principale di questa serata, cioè l'acquisto e la vendita dei libri, che sarà anche online, giustamente ricorda Ines, quindi c'è possibilità non solo di prenderne uno per uno, ma anche di poterne prendere vari e di poter spargere la voce, perché credo che proprio il sistema virtuoso di questo progetto sta proprio nella sua, nel suo potenziale essere senza fine. Quindi dopo, prima ancora, se volete, di un così subito dopo la proiezione, naturalmente siamo a disposizione per una piccola chiacchiera concernente il film, un piccolo buffet naturalmente, e un rilancio faremo da banditori per cercare provocatoriamente di esaurire tutte le copie disponibili della Nuage. Grazie di essere venuti. Si chiama Lo spirituale nell'arte di Kandinsky, da cui ho rubato una frase che compare qua. In ogni quadro è misteriosamente racchiusa un'intera vita, piena di dolore e di dubbi, di ore di entusiasmo e di luce. È importante leggerla, insomma mi sembra che sia un buon assist per quello che è lo scopo di questa serata. Grazie anche del raccoglimento del silenzio, insomma, molto bene. Grazie. Piattaforma di crowdfunding che è partita ieri su Indiegogo, compratelo, fatelo comprare questo progetto, appunto un progetto in teoria infinito, aiutateci a renderlo tale. E ora ci sarà, diciamo, un cambio di serata e diciamo festeggeremo un po' insieme, il tempo di togliere le sedie, possiamo, diciamo, mangiare qualcosa insieme, grazie appunto anche a Rotary Club Campania Napoli e al nostro sponsor, le cantine, Carputo, chiedo perdono, insomma ormai sono alla frutta. Grazie a tutti, grazie.